Ciao ragazzi, sono Edo96TV e siamo nel secondo episodio di Curiosità. Vi ho detto, io non faccio video solamente di Pokémon, infatti questo non c'entra assolutamente nulla con i Pokémon, è un video su curiosità generali. Non seguo delle tematiche precise, per esempio scienza, matematica, astronomia, cose che sono tutte scienze, vabbè. Ma faccio 5 domande completamente casuali che mi hanno interessato, mi hanno incuriosito e spero che possano incuriosire pure voi. Perciò, visto che odio perdermi in chiacchiere, direi di iniziare. La prima delle 5 domande di oggi è: perché il tiramisù si chiama così? Alla fine, non ve lo siete mai chiesto perché tiramisù? È un nome abbastanza strano, tiramisù. Il tiramisù nasce alla corte del duca di Siena verso la fine del 600 e deve il suo nome attuale ai cortigiani veneziani. Infatti si era diffusa la voce che questo dolce avesse delle proprietà estremamente stimolanti e addirittura afrodisiache. Perciò era abitudine farne una grandissima scorpacciata prima di ogni incontro galante. Fu così che questo dolce, che era detto inizialmente zuppa del duca, poiché appunto si trovava alla corte di Siena, cambiò nome in quello che oggi può sembrare allusivo, ma in realtà era allusivo, cioè tiramisù. Ben presto questo dolce raggiunse il Veneto e venne integrato con il mascarpone e divenne uno dei dolci più acclamati alla corte dei Dogi. Con il passare degli anni, quando certi ingredienti coloniali come il caffè e il rum furono di disponibilità più ampia, il tiramisù si diffuse molto per la sua prelibatezza, ovviamente, perché diciamocelo, è buono, e per la sua facilità di preparazione. Perciò, quando siete giù di morale e volete tirarvi su, prendetevi un bellissimo tiramisù. Potete anche atteggiarvi da duca, visto che alla fine quella è l'origine. Passiamo alla seconda domanda. Come mai molti salvadanai sono a forma di maiale? Però il mio è una rana. Il maiale è da secoli simbolo di fortuna e abbondanza ed è una delle più antiche risorse alimentari dell'umanità, poiché era facilmente reperibile e anche perché del maiale non si butta via niente. Costituiva tempo fa per le famiglie contadine un'abbondante riserva di cibo per affrontare il lungo e freddo inverno. Ma era anche una risorsa da utilizzare come merce di scambio in caso di necessità, poiché alla fine, proprio perché il maiale era apprezzato da tutti, poteva essere scambiato molto più facilmente di un qualsiasi altro animale. Povera rana. Anche lei può essere scambiata, però io non la scambierò mai. Chissà quanti soldi ci sono qua dentro. Tutti da 5 centesimi. Proprio questa consuetudine dello scambiare i maiali per far fronte a motivi di disagio economico favorì la tradizione di dare ai salvadanai l'aspetto di maiali, da rompere o sacrificare purtroppo per soddisfare un desiderio, fare una festa o anche provvedere a un'emergenza, come appunto si faceva tanto tempo fa nelle famiglie contadine. Passiamo alla terza domanda che forse alcuni di voi conosceranno già, ovvero perché i cinesi mangiano con le bacchette? Perché non usano un coltello, una forchetta, un cucchiaio come le persone normali? Che te li vede tutti fare così, col riso, tipo nei Pokémon e in altre anime. E io non capisco come facciano, perché se io faccio così, si rompe il piatto prima delle bacchette. In ogni caso, parlando più seriamente, le bacchette hanno origine 3.000-5.000 anni fa in Cina. Non l'avreste mai detto, eh? Bacchette cinesi in Cina. L'uso delle bacchette incide sul modo di cucinare, ovviamente. Infatti in Oriente i piatti sono cucinati con degli ingredienti tagliati piccoli piccoli. Soprattutto la carne, infatti vedete della carne in pezzettini minuscoli. E oltretutto cucinare il pesce con le bacchette è molto più facile. E togliere le lische ai vari tipi di pesce con le bacchette risulta molto più semplice. Ma il vero motivo per cui si usano le bacchette non è questo, ma è legato alla temperatura. Infatti in Oriente, come in Cina e in Giappone, si utilizzano molto dei brodi, oppure dei condimenti molto caldi. Perciò quando noi estraiamo un pezzo di carne, per esempio, da un brodo caldo, anche il pezzo di carne sarà caldo e noi ci scotteremo. Soltanto che le bacchette servono proprio a questo, non a farci scottare, ma a disperdere il calore. Infatti basta girare un po' il condimento sulle bacchette per poi poterlo mangiare con una temperatura, possiamo dire, accettabile e non più bollente. Mentre per i ghiaccioli non so come dovevamo fare perché quelli sono congelanti e basta, neanche le bacchette ci possono salvare.
Anzi, i ghiaccioli hanno proprio la bacchetta sotto, l'asticella di legno. Legno. Pure io che dico legno. I ghiaccioli da 1 euro col legno. E questo lo devo togliere. Quarta domanda. Come mai Ikea? Si chiama Ikea. Perché Ikea? E non Ibrahimovic? Chi lo sa? Io lo so. Ora ve lo dico. Tranquilli. La famosa catena svedese di arredamento nominata Ikea fu fondata da un 17enne, Ingvar Kamprad, nel 1943. Per dare un nome alla ditta, Kamprad prese le iniziali del suo nome e cognome, quindi I e K, e le unì a quelle di Entarid e Agunnarid, rispettivamente la fattoria e il villaggio dove era cresciuto, ma dei nomi un pochino più semplici si possono dare. New York, Los Angeles, no, Emtarid. E venne fuori appunto il nome IKEA. Quindi IKEA uguale acronimo per Ingvar Kamprad Emtarid Agunnarid. Chiamatelo IKEA e basta, ve lo consiglio. All'inizio la vendita avveniva porta a porta poiché si svolgeva con dei piccoli oggetti, come penne, portafogli, cornici, orologi, cose da portare manualmente. In seguito fu per corrispondenza, scegliendo da un catalogo. L'idea dei mobili in scatola di montaggio, invece, è del 1955, quindi 12 anni dopo la fondazione di IKEA. Uno dei primi collaboratori di Kamprad doveva infilare in macchina un tavolo, però questo tavolo non entrava nella macchina, perciò ritolse le gambe ed ebbe in mente la brillante idea di fare così anche per i mobili. Perciò noi dobbiamo costruire quello che non fanno loro. Sì, ragazzi, l'IKEA è nata da un 17enne. Io ci sto ancora pensando, no? E ci penserò anche dopo questo video. Io che sto facendo nella mia vita? Eccoci all'ultima domanda della puntata. Come mai si dice che il numero 13 porti sfortuna? La spiegazione è molto semplice. Il numero 13 si dice porti sfortuna perché all'ultima cena erano presenti in 13, ovvero i 12 apostoli e Gesù. E dopo di questa sappiamo che Gesù morì. Digli la credenza che sedersi in 13 a tavola porti sfortuna. Un'altra credenza vuole invece che un venerdì 13 del 1307 Filippo il Bello diede ordine di sterminare i cavalieri templari per impadronirsi delle loro ricchezze. Molto simpatico questo Filippo il Bello. Negli Stati Uniti d'America invece questa leggenda si è addirittura accentuata quando negli anni 70 alcuni criminali di una setta satanica compirono la strage di Bel Air. E lo fecero proprio di venerdì 13. Questa strage colpì molto la fantasia popolare. Ora che è finito il video vi posso spiegare un po' di roba. Prima di tutto voglio sapere cosa ne pensate. Vi è piaciuta questa tipologia di video? Mi preferite quindi con la fotocamera come ho fatto adesso o volete delle immagini come poche enciclopedia? Vorrei saperlo. Ecco, guarda il riflesso della fotocamera, vedo il mio monitor. Sì, ecco, mi vedo in doppio schermo. Vabbè, togliendo questa parte veramente penosa. Volevo il vostro voto, per esempio da 1 a 10, cosa ne pensate di questo tipo di video? Va bene? Ok, detto questo, volevo farvi capire perché io sono grigio. Sono grigio perché io non sapevo di avere una specie di schermo verde, infatti non è uno schermo verde, è un muro bianco e ho tolto il colore bianco durante il video. E sinceramente non pensavo di poterlo fare, mi è venuto così il colpo di genio. Ehi, aspetta, mi posso togliere questo colore? E l'ho tolto. Il problema è che ho tolto anche il mio colore, il rosa bianco alla fine, perché non sono scuro di carnagione. Perciò ho delle parti mancanti nel video, tipo mi manca un naso, mi mancano delle mani, le guance, insomma. E mi sono fatto grigio proprio per evitare maggior distruzione del mio corpo, insomma. Per dare contrasto, appunto, e fare in modo che io non scompaia come un fantasma. Se vi è piaciuto quindi questo video, vi invito a mettere mi piace, condividere con i vostri amici, iscrivervi al canale e commentare. Soprattutto questa volta vorrei sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video, perché comunque è abbastanza faticoso da fare, soprattutto per montare l'audio, per adattarlo, muovermi nelle varie parti dello studio e lasciando stare anche la TV che ho messo con schermo verde. Orrenda, infatti ci sono i contorni verdi perché l'ho fatta malissimo, devo migliorarla quella. E niente, stavo dicendo, spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti. Questo per forza, voglio capire cosa ne pensiate veramente. E ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao!